Buon pomeriggio e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Tele Bari. In apertura parliamo di Covid perché arriva lo stop ai tamponi gratuiti in farmacia dal prossimo 17 ottobre. L'assessore Palese però replica alle polemiche. Dobbiamo rispettare i vincoli imposti dal governo. Sentiamo. I cartelli sono stati già esposti nelle farmacie convenzionate, con l'avviso che da lunedì 17 ottobre i tamponi per la guarigione da Covid non saranno più gratuiti. La decisione della Regione ha fatto discutere, soprattutto in un momento in cui si registra un innalzamento dei contagi. La gratuità resterà solo nei centri stabiliti dalla ASL, per Bari sarà il drive-in del di Venere, e nei centri clinici privati convenzionati. E che ci sia un aumento della circolazione del virus ce lo confermano proprio i farmacisti. La maggiore richiesta di test coincide anche con l'inizio della scuola. E da lunedì anche il tampone di guarigione sarà a pagamento, sia quindi quello di accertamento che di guarigione saranno tutti a pagamento. C'è una richiesta più alta adesso di tamponi rispetto a un mesetto fa, diciamo. In concomitanza con le scuole? Sì, come le scuole, visite in ospedali. È pronta la circolare del Dipartimento Salute con le nuove direttive, una decisione discutibile secondo il gruppo di Fratelli d'Italia perché potrebbe falsare i dati relativi all'andamento epidemiologico della diffusione del virus, perché è la tesi dei meloniani, un soggetto con sintomi non gravi, sapendo di doversi sobbarcare i costi di due tamponi, 30 euro tra accertamento e controllo, eviterà di andare in farmacia e men che meno nei centri ASL. Arriva la replica dell'assessore alla sanità Rocco Palese. Siamo stati costretti a sospendere la gratuità, ci ha detto, perché dal 31 dicembre 2021 lo Stato non copre più questi costi. Una misura che è costata alle casse regionali 13 milioni di euro e ad oggi eravamo l'unica regione in Italia che continuava a garantire i test gratuiti. Cambiamo argomento, siamo alla cronaca, ancora da chiarire, movente e autori del pestaggio di un ventenne avvenuto giovedì pomeriggio nei pressi del Teatro Petruzzelli. Sentiamo. Perché e chi abbia pestato a sangue un giovane ventenne nel tardo pomeriggio di giovedì nei pressi del Teatro Petruzzelli è ancora tutto da chiarire. I poliziotti della squadra mobile coordinati da Filippo Portoghese stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. In quei fotogrammi potrebbero esserci degli elementi utili a ricostruire in maniera fedele i momenti del pestaggio violento. La prima testimonianza del ragazzo che è ricoverato all'ospedale di Venere è confusa e alcune indicazioni non sembrano trovare riscontri. Per questo, quando i medici lo consentiranno, il ragazzo sarà riascoltato, forse già nelle prossime ore. Secondo una prima ricostruzione, gli aggressori sarebbero 4 o 5 baresi, lo hanno pestato con calci e pugni, provocandogli diverse lesioni. I familiari lo hanno accompagnato all'ospedale di Venere, dove è stato ricoverato con una prognosi di 30 giorni, soprattutto per le ferite riportate alla testa. Sembra che la vittima, al momento del pestaggio, fosse da sola, ma non è da escludere che ci fosse qualcuno con lui, poi scappato. Le piste sono tutte in piedi, ma gli investigatori sembrano escludere un caso di bullismo alla base dell'aggressione, così come pare difficile si possa ricondurre la movida serale nella zona perché è avvenuto in pieno pomeriggio. Andiamo avanti con le notizie del nostro sito. In un minuto ci colleghiamo con Tiziano Tridente. Tiziano, buon pomeriggio. Sì, eccoci Alessandra in apertura di collegamento. Una drammatica notizia di cronaca. Questa mattina, poco dopo le 10, nel tratto ferroviario compreso tra Bari Parco Nord e Bari Santo Spirito, una persona, per cause ancora in corso d'accertamento, è stata travolta e uccisa da un treno. Il convoglio direttamente coinvolto è l'Intercity partito alle 8:20 da Lecce, diretto a Rimini. L'identità della vittima al momento è ancora sconosciuta. Restiamo in tema di cronaca perché dopo quasi un mese di ricerche, i carabinieri hanno individuato, bloccato e arrestato un detenuto 56enne che lo scorso 12 settembre era riuscito a scappare dal carcere di Altamura. L'uomo, che stava scontando una pena per i reati di ricettazione e violenza sessuale, aveva fatto perdere le proprie tracce durante le ore di lavoro che era autorizzato a svolgere lungo il perimetro interno del penitenziario. È stato rintracciato a Margherita di Savoia, dove si nascondeva in un appartamento del centro in compagnia di una donna. Cambiamo decisamente argomento e chiudiamo con il nostro viaggio in Via Degiosa, una strada che negli ultimi mesi, anche con una serie di nuove aperture, sta conoscendo una vera e propria seconda vita. Sul nostro sito Le Voci dei Commercianti. A te. Grazie Tiziano, noi andiamo avanti e passiamo alla pagina politica. Gli esponenti di Fratelli d'Italia hanno ringraziato gli elettori baresi promettendo interventi concreti per risollevare la situazione del paese. Giuseppe Bellino.
Nessun festeggiamento, ma soluzioni concrete per risollevare la nazione. E questo è il diktat di Fratelli d'Italia, primo partito alle ultime elezioni. I rappresentanti pugliesi del partito guidato da Giorgia Meloni si sono ritrovati a Bari per salutare gli elettori che hanno contribuito alla vittoria dell'ultima tornata elettorale. Presenti l'onorevole Marcello Gemmato, che rappresenterà Fratelli d'Italia alla Camera, e Filippo Melchiorre, eletto in Senato. Nei prossimi giorni il nuovo governo sarà pronto ad insediarsi e affronterà la crisi economica che ha colpito il paese negli ultimi mesi. Sì. Festa limitata e, come dire, contestualizzata con un grande senso di responsabilità. Gli italiani ci vogliono al governo della nazione. È un momento particolare, difficile, come quello che stiamo vivendo. Partendo da Giorgia Meloni, che ne dà l'esempio, stiamo assumendo la responsabilità di governare un momento difficile per l'Italia in un contesto europeo e mondiale molto difficile. Fratelli d'Italia, dopo l'ottimo risultato ottenuto, potrebbe rappresentare l'alternativa al PD in Puglia e a Bari. Sì, assolutamente, c'è un entusiasmo composto perché ora è il momento della responsabilità e dell'impegno da parte di questa classe dirigente provinciale che vuole dimostrare di essere capace di essere forza di governo in Italia, ma sicuramente alternativa alla Regione Puglia, alternativa al Comune di Bari. Cambiamo argomento, sole e temperatura sopra la media stagionale regalano ai baresi un weekend al mare. In tanti scelgono di praticare sport acquatici sulla spiaggia di Pane e Pomodoro. Guardiamo. A Bari c'è ancora voglia d'estate. Il primo weekend di ottobre ha regalato al capoluogo pugliese una splendida giornata di sole con temperature superiori ai 20 gradi. In tanti hanno deciso di passare una delle ultime giornate in spiaggia. C'è chi si gode il sole sul bagnasciuga, mentre i più temerari si tuffano tra le onde della spiaggia di Pane Pomodoro. Tanti gli amanti degli sport acquatici che affollano lo specchio d'acqua. Sì, adesso è il periodo migliore, quindi abbiamo ottobre, novembre, dicembre, che il clima è veramente mite, mare piatto, con la brezza ideale per iniziare a fare windsurf, SUP, kite, surf e tutte le nostre discipline. Numerosi turisti attratti dal sole e dalle temperature estive scelgono di fermarsi in spiaggia godendosi una giornata di ottobre al mare. Un ricco numero di vacanzieri, provenienti soprattutto dall'est Europa, arriva a Bari per praticare surf, windsurf e kitesurf. Un turismo veloce, quindi non stanno tantissimo tempo, quindi loro vengono per fare il noleggio della tavola da SUP o del windsurf, oppure vogliono l'esperienza che dura un giorno, due giorni massimo. E parliamo ancora di sport. Si è tenuta a Bari la 21esima edizione dei premi XN consegnati ai personaggi del mondo dello sport pugliese e nazionale. Tra i premiati il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli e il direttore sportivo della SSC Bari Ciro Polito. Vediamo. Si è tenuta a Bari l'edizione 2022 del premio XN, riconoscimento consegnato ad associazioni e personaggi che si sono distinte nel mondo dello sport pugliese nell'ultimo anno, presenti in numerose realtà del territorio e della regione. Il riconoscimento è stato consegnato a Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, che ha sottolineato l'importanza di far avvicinare i giovani alle piccole società di calcio che militano nelle serie inferiori. Non conoscono nemmeno, non è il caso del Bari, di Bari, che la propria squadra sta in Serie C. E quindi tutte quelle collaborazioni che riguardano la capacità di interloquire con i giovani sui temi dei valori come questo dell'educazione, noi siamo pronti. Durante l'evento è stato premiato anche Ciro Polito, DS della SSC Bari. Il direttore si è soffermato sul grande momento di forma della formazione biancorossa. Questo premio rappresenta per me una soddisfazione personale. Non a caso sono rimasto qui per partire domani mattina alle ore 6 per raggiungere la squadra, che non è di mia consuetudine. Dire che mi aspettavo di essere primo in classifica vuol dire che sarei un bugiardo. Dire che di sapere di avere un'ottima squadra dentro di me l'ho sempre pensato. E adesso andiamo a Trani, dove comune ed associazioni private hanno messo a punto un progetto finanziabile del PNRR in favore delle persone con disabilità. Massimo Pillera. Beh, è l'evoluzione del dopo di noi. Oggi arriviamo al momento conclusivo del documento sulla coprogrammazione. In questi mesi non abbiamo fatto altro che rilevare i bisogni del territorio, le aspettative, le necessità e
oggi li abbiamo scritti su un documento che verrà appunto sottoscritto da tutti i partecipanti a questo progetto, dopodiché ci sarà un atto deliberativo della giunta comunale che lo farà proprio, e quindi ogni intervento da ora in poi sul dopo di noi sarà calibrato, sarà strutturato in base a quelle che sono state le risultanze di questo studio, diciamo, dei bisogni e delle necessità sul territorio. Ma si parla di una struttura? Si parla di più strutture, perché sicuramente noi cominceremo con, ci siamo candidati a un finanziamento PNRR che vede come beneficiare 6 persone con disabilità per un immobile che sarà adibito a co-housing, però non soltanto il pubblico, oggi ci sono anche gli enti privati che sicuramente vorranno partecipare a questo tipo di iniziativa, e sicuramente farlo insieme darà più forza a loro, ma darà anche più consapevolezza a noi come istituzioni che tutti quei bisogni che sono stati rilevati nel documento, sicuramente, non dico tutti, ma la maggior parte, potranno essere soddisfatti in una maniera più adeguata. E da Trani andiamo a Noicattaro, dove ieri è stato inaugurato il nuovo capitolo dell'ex Viri. La struttura diventerà un polo di aggregazione culturale e sociale grazie al progetto regionale Luoghi Comuni. Ce ne parla Gianluca Giugno. È nato come un deposito di attrezzature e contenitori per la raccolta di rifiuti, ma da oggi l'ex Viri di Noicattaro è tornato in vita. Grazie al finanziamento regionale Luoghi Comuni, la struttura alla periferia di Noicattaro è diventata un centro dedicato al teatro, alla musica ed una casa per le associazioni del territorio. L'intervento è stato promosso dall'amministrazione comunale e colto dall'associazione NACA, che ne gestirà gli spazi. Cosa pensiamo che possa diventare l'ex Viri? Vogliamo che sia un luogo di aggregazione dove le realtà associative si incontrino e cooperino, non solo quelle locali, ma anche quelle dei paesi limitrofi, e perché no allargarci sempre più. Ad oggi pensiamo di attivare un'aula studio, riattivare una sala teatro, una sala registrazione, sala prova, e abbiamo già all'attivo una collaborazione con un centro diurno, con dei ragazzi che sono qui ogni pomeriggio e con cui attiviamo anche dei laboratori per colmare le povertà educative e i disagi socio-economici. Ci siamo chiesti a un certo punto se valesse davvero la pena ritornare a ragionare di ex Viri, visto il recente passato che lo aveva visto un po' spegnersi. Questi ragazzi ci hanno convinti a farlo, non sarà facile. Noi siamo fiduciosi, vogliamo essere a fianco dell'associazione e di tutti coloro che entreranno in questo spazio. Sappiamo che si può far molto, dobbiamo solamente avere la forza anche di superare le difficoltà che uno spazio del genere così complesso pone dinanzi a sé. E adesso ci spostiamo a Foggia, dove la pastorale giovanile della Puglia ha organizzato una giornata di condivisione e dialogo attraverso le iniziative che sono state realizzate nei diversi oratori delle diocesi pugliesi. Ce ne parla Nicola Saracino. Una giornata di condivisione e dialogo attorno alle iniziative che sono state realizzate nei diversi oratori della diocesi di Puglia. È il senso della manifestazione promossa dal Servizio per la Pastorale Giovanile della Puglia all'oratorio salesiano del Sacro Cuore di Foggia. Dopo 3 anni dalla prima firma del protocollo d'intesa tra Regione Puglia e Regione Ecclesiastica Puglia, sono stati raccontati i processi avviati, le persone coinvolte, le risorse investite e le ricadute sul territorio, a vantaggio degli adolescenti, dei giovani, delle famiglie e degli educatori, grazie al progetto educativo regionale Ora Puglia. Non stiamo più un'isola oratoriale, ma siamo una rete oratoriale, una rete fatta di nodi diversi, di sfaccettature, composizioni diverse, ma la rete fa sì che la comunità educante, che è il vero cuore dell'oratorio, si faccia carico realmente insieme della realtà giovanile tutta. Ecco perché oggi abbiamo proprio bisogno di questa rete dove nessuno è escluso, ma non soltanto dei giovani, ma di tutte le realtà educative. Penso alla scuola, penso alle amministrazioni comunali, le amministrazioni civili, le realtà ecclesiali e anche extra ecclesiali, il mondo dell'associazionismo, il mondo che vive anche nell'ambiente, nel territorio in modo laico. Il protocollo d'intesa ha permesso di sostenere le azioni socio-educative e di animazione sociale per il contrasto del bullismo, della devianza minorile e dei fenomeni di discriminazione, e ha rappresentato una boccata d'ossigeno anche per quegli oratori come il Sacro Cuore di Foggia, che con la loro azione portano luce di speranza e legalità anche in quartieri difficili come il Candelaro.
Andiamo in Salento, trattandosi candida Città della Cultura 2025. Allora sentiamo di cosa si tratta nel servizio di Fabio Serino. Investimenti per le infrastrutture, mobilità e sostenibilità ambientale è quello che prevede il dossier presentato per la candidatura di Otranto a Capitale Italiana della Cultura 2025. La città idruntina, con il dossier presentato al Museo Castromediano dal Comune di Otranto e dall'Università del Salento, concorre al titolo al quale punta un'altra città pugliese, quella di Monte Sant'Angelo nel Foggiano. Quella di Otranto è una candidatura di comunità che riscopre la propria identità e si proietta nel futuro. Una candidatura risultato di un percorso partecipativo che ha coinvolto enti e i cittadini per un progetto che si fonda su tre direttrici: creatività, mediterraneità e sostenibilità. Sono due delle 15 città italiane i cui dossier saranno analizzati da una giuria di esperti del Ministero della Cultura che entro il 20 dicembre prossimo selezionerà i 10 progetti finalisti. Si fa una specie di passaggio di testimone a chi ha curato realmente questo dossier e noi stiamo qui per dire valutate il progetto e facciamo camminare ancora più velocemente e in modo più convinto il progetto lungo il percorso amministrativo che è previsto dal bando. È un progetto corale, espressione peraltro di una pluralità di attori, per cui questo è un progetto che riscatta la città sicuramente, ma la proietta nel futuro. Andiamo a Taranto, dove nell'ambito del tour itinerante della campagna di divulgazione giovani alla guida sicura, questa mattina il pullman azzurro della Polizia di Stato ha fatto tappa nella centralissima Piazza Maria Immacolata. C'era per noi Angelo Ingenito. Nell'ambito delle iniziative sulla prevenzione stradale ha fatto tappa questa mattina a Taranto il pullman azzurro della Polizia di Stato che con operatori specializzati ha fornito ai giovani che si sono avvicinati indicazioni utili sul rispetto delle regole del codice della strada e sulle conseguenze che possono portare comportamenti errati assunti durante la guida. A presentare l'iniziativa c'era oltre il questore di Taranto, dottor Massimo Gambino, la campionessa italiana di karate appartenente al gruppo sportivo Fiamme Oro, Silvia Semeraro. Grazie della vostra presenza, è una delle iniziative che fortemente è stata voluta dal Servizio Polizia Stradale con la Direzione Centrale delle Specialità. Ringrazio in particolar modo il direttore centrale, la dottoressa e il prefetto Daniela Stradiotto. E questa mattina siamo qui con un atleta delle Fiamme Oreo, Silvia Semeraro, che tutti più o meno conoscete, è una tarantina, quindi abbiamo bisogno di questi esempi per i giovani, è quello che stavo dicendo poco fa proprio a Silvia. Per me è un onore innanzitutto essere qui oggi accanto al questore, insomma, in veste da Fiamme Oro, Polizia di Stato. Ringrazio infatti le Fiamme Oro che mi hanno permesso di essere qui oggi. Anche un saltare un allenamento delle volte può essere costruttivo se si assiste a una giornata del genere, dove si può essere d'esempio per i giovani, per le scolaresche, anche perché io sono una giovane e spero di essere d'esempio e da stimolo per tutti i ragazzi locali e non solo. Io rappresento l'Italia, la Polizia di Stato, quindi spero di essere presa sempre come punto di riferimento e di essere un esempio di donna, ma non solo donna di divisa, ma donna come tutte le altre, insomma, a portare il tricolore. Quindi grazie a voi e niente, affidiamoci alla Polizia di Stato. Bene, siamo in chiusura di questa edizione del nostro telegiornale, non mi resta che ringraziarvi per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata. Amici di Trebimeteo, un saluto e ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni per domenica. Il campo di alta pressione si indebolisce per l'afflusso di correnti atlantiche più umide che porteranno maggior variabilità sull'Italia, specialmente sui settori occidentali. La nuvolosità infatti sarà in aumento su tutti i nostri settori, in particolare cieli già molto nuvolosi al nord e in Sardegna, altrove qualche nuvolo di passaggio con maggiori aperture che resisteranno sui settori adriatici e ionici. Cominceranno ad arrivare anche le prime precipitazioni localmente più intense sulla Sicilia, generalmente di debole intensità al nord tra Piemonte, Liguria e ovest Lombardia. Dunque la previsione per questa giornata ci mostra come l'Italia sarà ancora in prevalenza asciutta,
sui settori adriatici e ionici con anche ampie schiarite e un clima che si mantiene molto mite con massime fino a 25-26 gradi. Però vedete già piuttosto instabile in Sardegna con anche qualche acquazzone o temporale e al nord-ovest con delle piogge generalmente di debole intensità. Qui avremo anche un calo delle temperature massime. Con questo è tutto, per maggiori dettagli vi rimando all'app gratuita di Trebi Meteo.